Un caro saluto a tutti. Colgo l'occasione degli amici di Televarazze che eh, così generosamente collaborano con la nostra parrocchia per eh, presentarvi la nuova edizione del Messale italiano che con la prima domenica di avvento cominceremo a usare in tutte le chiese in Italia. Sapete che è appena stato pubblicato, è arrivato a noi in questi giorni e la data ufficiale sarà quella di domenica 29 novembre 2020. Inizieremo in tutta Italia a utilizzare la nuova edizione del messale romano. È importante conoscere questa realtà soprattutto per coloro che partecipano alla Messa, perché il messale è il libro che adoperiamo abitualmente per la celebrazione della Messa. Ci sono alcuni cambiamenti importanti e interessanti. E allora è bene che eh, capiamo che cos'è il messale e quali sono i cambiamenti che ci sono proposti? Il Messale è anzitutto un libro di preghiere. È il libro che serve per la celebrazione della Messa. E lo dice il nome stesso: Messale è il libro che il celebrante adopera per celebrare la Messa. Ma non è un libro del prete, è un libro della comunità cristiana. Il celebrante lo adopera perché legge quasi tutto lui. Ma le orecchie, eh, l'intelligenza e il cuore ce lo mettono tutti i partecipanti. E le parole che vengono dette sono mentalmente accolte e ripetute nel cuore da tutti coloro che partecipano alla messa. E quindi il messale è un libro preziosissimo per la nostra spiritualità, perché è il libro ufficiale della Chiesa che ci insegna a pregare, che ci insegna come celebrare la Messa, che ci offre una infinità di preghiere per tutto l'anno, per tutte le situazioni che nella nostra vita vengono a emergere e noi portiamo davanti al Signore per offrirle a Lui. Il Messale. È uno strumento importantissimo per la nostra fede cristiana ed è bene che lo conosciamo meglio. Ma come è fatto un messale? E il nuovo si pone nella serie di tanti altri. Proviamo a guardarli concretamente. Andiamo a vedere tutti i vari messali che la Chiesa ci ha proposto fino ad oggi. Il Messale è un libro che la Chiesa ha inventato ufficialmente nel 1500 con il Concilio di Trento. E il primo Messale è quello legato al nome del Papa San Pio V, 1570. Questa è la prima edizione del messale romano. Mi direte, prima del 1570, come facevano a dire messa? Utilizzavano altri libri particolari, avevano bisogno di tanti libri diversi per la celebrazione. Il concilio di Trento, che ha voluto... Dare una uniformità a tutta la liturgia cattolica ha abolito quasi tutti i riti diocesani, perché una volta quasi ogni diocesi o le grandi nazioni avevano riti, preghiere, formule differenti, con una grande confusione. Avendo il grosso problema della riforma protestante, a cui dare delle risposte, il Concilio di Trento progettò di avere un unico libro in cui si raccoglievano tutte le preghiere per la celebrazione della Messa e il formulario romano, legato agli antichi papi, Leone e Gregorio soprattutto, divenne il testo ufficiale per tutta la Chiesa. Il grande messale di Pio V durò esattamente 400 anni fino al Vaticano II, quando un altro Papa Santo, San Paolo VI, promulgò il nuovo messale romano. 1970, esattamente 400 anni dopo. Questo è il messale di Paolo VI in latino. Ma non è importante la lingua, è importante il contenuto. Tutti e due questi volumi sono in latino. Ma questo è uno schema vecchio: per il 1500 era già all'avanguardia. Nel 1970, molti collaboratori del Papa Paolo VI produssero un meraviglioso testo che contiene tutti quello che c'era nel vecchio messale, togliendo semplicemente i doppioni, le ripetizioni, le cose entrate abusivamente e di poca importanza e introducendo molto altro materiale antico e valido. Quindi il testo di Paolo VI è molto più ricco di quello di Pio V. In questo messale, che è quello della riforma liturgica, c'è tutto quello che c'era nel vecchio messale con molto di più. Quindi è infinitamente migliore il testo che abbiamo per volontà di Paolo VI. Questo è il testo ufficiale della Chiesa Latina, ma è in latino. E deve essere tradotto nella lingua che il popolo parla. Quindi noi italiani l'abbiamo tradotto in italiano, ma i tedeschi l'hanno tradotto in tedesco e i francesi in francese. Noi stiamo parlando delle traduzioni italiane, dell'unico messale del Vaticano II. Siamo alla terza edizione di questo libro. La prima edizione... È del 1973. Quello latino fu promulgato nel 70. Ci vollero tre anni di lavoro per elaborare la prima versione italiana. Dieci anni dopo venne promulgata la seconda edizione, notevolmente più ampia, 1983. Questa seconda edizione fu rivista e ampliata da Giovanni Paolo II ed è il testo che stiamo adoperando fino ad oggi, quindi è durato quasi 40 anni. È semplicemente una nuova edizione con qualche cambio nella traduzione e qualche aggiunta. Finalmente arriviamo alla... Terza edizione del Messale italiano, che è questo, che inizieremo ad adoperare a partire dalla prima domenica d'Avvento. È del 2020, terza edizione dell'unico Messale romano edito dal Vaticano II. In questo nuovo testo nuova edizione del testo tradizionale, ci sono alcuni cambiamenti importanti. Allora, andiamo in chiesa dove abitualmente celebriamo e adoperiamo il messale per vedere quali sono questi cambiamenti importanti che la terza edizione del messale in lingua italiana ci propone. il messale italiano che è la traduzione del messale latino edito dal Concilio Ecumenico Vaticano II ha distinto nettamente il testo della liturgia dalle letture e sono due libri diversi mentre il vecchio messale preconciliare aveva inserite anche le letture ma si facevano poche letture bibliche? Invece, per fortuna, il Vaticano II ha introdotto nella liturgia della Messa la lettura della parola di Dio in modo ampio, vario, quasi completo. In tre anni, per tre cicli continui, abbiamo la possibilità di ascoltare durante la Messa quasi tutta la Bibbia, Antico e Nuovo Testamento. La parola di Dio viene proclamata all'ambone, che è un luogo liturgico importante. È il luogo alto, la collina, ambone significa proprio quello, dove il Signore annuncia la parola e il libro che è solennemente collocato sull'ambone è il lezionario, cioè il testo che contiene le letture da farsi durante tutte le messe dell'anno. Sono parecchi i volumi del lezionario e di domenica in domenica, nei giorni feriali, nelle feste li cambiamo. E questi libri sono una novità del Vaticano II, perché è stata introdotta la ottima prassi di leggere molta parola di Dio durante le messe. Invece il messale, che ha la copertina rossa, per distinguerlo dal lezionario che ha la copertina verde, contiene le parti del rito della messa. Che cambiamenti ci sono stati? Diversi piccoli ritocchi. Ma noi ci soffermiamo solo su alcuni più importanti, quelli principali che riguardano soprattutto l'assemblea. Cominciamo dalla parte della sede del celebrante che presiede l'Eucaristia, perché il celebrante all'inizio della messa non sta all'altare, va all'altare solo per l'offertorio. Quando si apparecchia la mensa e si prepara la celebrazione eucaristica, la prima parte e l'ultima della messa avvengono alla sede. Questo è il luogo che corrisponde alla sede del presidente dell'assemblea. La liturgia della parola, invece, avviene all'ambone. Tutta l'attenzione è incentrata sul libro della parola. E poi. Con l'offertorio l'attenzione si sposta al centro, l'altare, la mensa che viene apparecchiata per il pasto dei fedeli. Dunque, all'inizio della messa ci sono alcuni piccoli cambiamenti che il nuovo messale ha apportato. Anzitutto, nella forma del confesso, si è voluto dare attenzione anche alla parte femminile e quindi si è scelto un linguaggio detto inclusivo, cioè che consideri anche le donne. Per cui non diremo più semplicemente fratelli, ma aggiungeremo anche le sorelle. Confesso a Dio Onnipotente e a voi, fratelli e sorelle, che ho molto peccato, tutto il resto rimane uguale in pensieri, parole, opere, omissioni, per mia colpa, mia colpa, mia grandissima colpa, e supplico la beata sempre Vergine Maria, gli angeli, i santi, e qui di nuovo il cambiamento inclusivo, e voi, fratelli e sorelle, di pregare per me il Signore Dio nostro. È un piccolo particolare che segue la sensibilità dei nostri tempi moderni ed è un adattamento importante. Anche nelle preghiere eucaristiche si introdurrà il riferimento alle sorelle, soprattutto nel ricordo dei defunti, dicendo a Dio che si ricordi dei nostri fratelli e delle nostre sorelle che sono defunti. Nella invocazione di misericordia con le tre formule tradizionali, mentre eravamo abituati alla traduzione italiana Signore pietà, Cristo pietà, la nuova edizione del messale preferisce conservare l'antica formula greca Kyrie eleison. E così ad esempio, invocando Signore, tu sei la via che conduce al Padre, non ripeteremo più Signore Pietà, ma conserveremo l'antica formula originale greca che molti di voi conoscono e che ricordano perché era abituale nella liturgia latina, Kyrie Eleison. Cristo, tu sei la verità che ci fa liberi. Criste eleison. Signore, tu sei la vita che ci riempie di gioia. Kyrie eleison. Anche queste formule sono state un po' ritoccate e così nel nuovo messale queste tre invocazioni che riprendono la famosa formula di San Giovanni "Io sono la via, la verità e la vita" hanno assunto quest'altra forma. Signore Via che riconduce al Padre. Cristo, verità che illumina i popoli. Signore, vita che rinnova il mondo. Ma questi testi sono lasciati anche alla libera creatività del celebrante. Sono invocazioni che devono essere in forma di tre. Signore, Cristo, Signore. Ma le caratteristiche particolari possono essere rielaborate, modificate, adattate alla situazione concreta dell'assemblea. Un altro cambiamento importante avviene all'inizio del Gloria. E siamo abituati. Alla formula che ha tradotto il testo latino, gloria a Dio nell'alto dei cieli e pace in terra agli uomini di buona volontà. Invece dovremo imparare ad adoperare un'altra formula, pace in terra agli uomini amati dal Signore perché questo cambiamento è dovuto ad una traduzione più fedele del testo greco dell'Evangelista Luca, perché l'inizio del gloria è la formula che l'Evangelista dice, proclamata dagli angeli nella notte di Natale. Ora, il testo greco di Luca parla degli uomini della eudochia. Cosa vuol dire eudochia? È un termine greco che potremmo tradurre con benevolenza, gli uomini della benevolenza. Il latino, infatti, ha tradotto bone voluntatis, ma passando in italiano, gli uomini di buona volontà sono diventati quelli che hanno delle buone intenzioni, che si impegnano, che sono volenterosi. Se uno vuole bene, non si dice che ha buona volontà. Nelle lingue le parole, anche se restano le stesse, cambiano di significato. E allora la buona volontà di cui parla il Vangelo non è quella degli uomini, ma quella di Dio. La buona volontà di Dio è la sua benevolenza. Gli uomini della benevolenza sono gli esseri umani oggetto della benevolenza divina a cui Dio vuole bene. Ecco la traduzione pace in terra agli uomini amati dal Signore. È una traduzione libera che però rende meglio il senso dell'originale evangelico. Per la prima parte i cambiamenti principali sono questi. Ci sono altri cambiamenti che riguardano la parte eucaristica. Cioè, il momento in cui il celebrante è all'altare e consacra il pane e il vino. Le preghiere eucaristiche sono le grandi formule che accompagnano la consacrazione. È una preghiera ampia che racconta un po' tutta la storia della salvezza ricordando quello che il Signore ha fatto per noi e concretamente adesso chiediamo che continui la sua opera di salvezza per noi qui e adesso. Le preghiere eucaristiche sono tante nel nuovo messale, mentre nell'antico messale di Pio V era una sola, adesso ce ne sono quattro principali, più altre quattro per le celebrazioni con diverse intenzioni, più due della riconciliazione e addirittura c'è anche il messalino per le messe dei fanciulli con altri tre formulari. C'è una ricchezza splendida che serve per non ripetere in modo noioso sempre le stesse formule. I testi di queste preghiere eucaristiche sono stati lievemente ritoccati, ma sono parti che legge il celebrante e quindi vi accorgerete col tempo di queste piccole variazioni. Ne faccio notare una sola perché è particolarmente significativa. La preghiera eucaristica seconda, quella più usata, secondo me perché è la più breve, e spesso i preti vogliono fare un po' veloci, è anche la più antica. Risale addirittura al III secolo ed è opera di un autore teologo latino di nome Ippolito, che ha proposto questo canovaccio di preghiera eucaristica. Il testo a cui siamo abituati diceva così, Padre veramente santo, fonte di ogni santità, santifica questi doni con l'effusione dello Spirito Santo. Quando il celebrante invoca lo Spirito Santo sul pane e il vino, stende le mani e compie un gesto che si chiama epiclesi, invocazione sopra le offerte. Le parole che accompagnano questo gesto invocano lo Spirito perché scenda e consacri il pane e il vino, trasformandoli nel corpo e nel sangue di Gesù. Questo è il momento in cui ci si mette in ginocchio, non subito dopo il santo, perché alcune preghiere eucaristiche sono molto lunghe e hanno delle parti, che precedono l'epiclesi. E allora i fedeli devono fare attenzione al celebrante. Quando sposta le braccia e anziché allargate le unisce e le impone sul pane e sul vino, quello è il momento in cui l'assemblea si inginocchia. Ed è importante nelle celebrazioni comunitarie, che tutti i partecipanti facciano gli stessi gesti, nello stesso modo, allo stesso tempo, perché è un segno di accordo, di comunione, di fraternità. Non sta bene che uno si inginocchi quando vuole, si alzi quando non ne ha più voglia di stare in ginocchio, ci si muove insieme quando è il momento giusto. E non è che ognuno decida quando è il momento giusto, il Messale dà le indicazioni. A questo punto i fedeli si mettono in ginocchio. E il momento è quello della Epiclesi. Dunque, la nuova traduzione di questa preghiera Eucaristica seconda dice così: Veramente santo sei tu, O oh Padre, fonte di ogni santità. Ti preghiamo, santifica questi doni con la rugiada del tuo spirito. È stato aggiunto il verbo ti preghiamo, proprio per sottolineare l'invocazione. L'epiclesi è una chiamata. Preghiamo il Signore perché faccia scendere la sua benedizione. Il testo latino originale diceva Rore spiritus sanctifica. Rore è la rugiada. E il testo latino parlava della rugiada dello spirito. La precedente versione aveva preferito togliere l'immagine poetica e aveva reso effusione dello spirito. La nuova traduzione preferisce conservare l'immagine che è splendida. Invochiamo lo spirito che scenda come una rugiada, impercettibile, però è un'acqua che scende dal cielo, si posa sulla terra e feconda. Lo spirito con la sua mistica rugiada trasforma il pane e il vino nel corpo e nel sangue di Cristo. Un altro cambiamento molto importante è quello nella traduzione del Padre Nostro. Se ne è parlato tanto nei mesi scorsi? Quando fu approvato il testo del nuovo messale, i giornalisti fecero alcuni articoli proprio su questi cambiamenti. E qualcuno, in modo scorretto, ha cominciato subito ad utilizzare questa traduzione. Inizieremo ad adoperare il nuovo messale con la nuova traduzione a partire dalla prima domenica di avvento. Anche in questo caso è segno di comunione. Una comunità cerca di vivere insieme, di fare le stesse cose, nello stesso modo, negli stessi tempi. Per essere un cuor solo e un'anima sola, anche queste attenzioni ci aiutano a essere vera comunità cristiana incentrata su Cristo. Dunque, abbiamo ormai imparato, perché se ne è parlato tanto, di questo cambiamento che riguarda una delle invocazioni del Padre nostro. Sono sette. È la sesta, quella che faceva un po' di problema. Non ci indurre in tentazione, perché al nostro orecchio suona come se Dio ci spingesse a fare il male e allora gli chiediamo di non farci cadere negli sbagli. Non è certamente questo il senso della preghiera di Gesù, però il testo latino e l'originale greco dicono proprio così. Allora non si tratta di cambiare la traduzione per essere più fedeli all'originale, come è stato nel caso del Gloria, ma si tratta di rendere più chiaro il senso della frase. È una interpretazione per rendere più evidente il significato della preghiera. Dunque impareremo a dire e a cantare non abbandonarci alla tentazione. È una preghiera che potrebbe essere paragonata a quella di un bambino che dice al suo papà, tienimi per mano perché sto camminando in un punto pericoloso. Immaginate di essere in montagna se il sentiero si avvicina al ciglio del burrone, il bambino si spaventa e tende la mano per prendere la mano del papà. Cioè tienimi per mano che qui c'è pericolo, non mi lasciare perché è pericoloso il passaggio. E questo è il senso. Non diremmo a nostro papà non mi spingere nel burrone. Siamo convinti che non lo fa. Ma avendo paura di cadere... In quella scarpata, chiedo al papà: stammi vicino, non lasciarmi da solo, non abbandonarmi, non lasciarmi cadere, tienimi, accompagnami nel momento della prova e della difficoltà. Ecco, questo è il senso. Le traduzioni possibili potrebbero essere molte altre. Una volta che abbiamo capito il senso, non fa problema nemmeno la traduzione latina. Et ne nos inducas in tentazione. Un altro piccolo particolare è l'aggiunta di un anche. Rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. Mancava nella abituale versione che abbiamo imparato fin da bambini. sicut et nos si diceva in latino. Quel et prima del pronome nos in italiano si traduce con anche, come anche noi. Perdoniamo a quelli che ci hanno offeso. Chiediamo a Dio Padre che abbia misericordia di noi, rendendoci capaci di fare altrettanto, perché anche noi, come Lui, diventiamo misericordiosi, capaci di perdonare. C'è un altro particolare importante che cambia. L'invito allo scambio della pace. In questi mesi eh, di epidemia l'abbiamo omesso, ma eh, semplicemente perché abbiamo preso l'abitudine di stringerci la mano. Se ci pensate, il testo liturgico invita i fedeli, scambiatevi un segno di pace. Non si dice datevi la mano. Un segno di pace è un gesto, potrebbe essere uno sguardo, un sorriso. Molte volte ci salutiamo semplicemente a distanza con un sorriso, con un gesto del capo, con una mano che saluta, che fa un gesto positivo di affetto. E quindi non è previsto dalla liturgia. Che ci si dia la mano o l'abbraccio, è un generico segno di pace. Ma il testo ufficiale della Chiesa latina, che è quello in lingua latina, dice: Offerte vobis pacem, che tradotto letteralmente sarebbe Offritevi la pace. E allora la nuova versione del messale italiano ci proporrà scambiatevi il dono della pace. Non c'è più il concetto di segno, ma dentro al verbo offrire è recuperato il concetto di dono. Abbiamo ricevuto la pace in dono. Scambiatevi il dono della pace. È importante essere in pace con tutti gli altri. Comunicate agli altri la pace che il Signore vi ha donato. E quindi non si tratta di compiere dei gesti concreti, pratici, non serve dare la mano a tutti quelli che sono in chiesa, ma riconciliare il cuore con tutti. È uno sguardo di affetto, di benevolenza, riservato soprattutto alle persone che ci stanno più antipatiche, con cui non andiamo d'accordo. È in quel senso che dobbiamo scambiarci il dono della pace. Infine, c'è un cambiamento nel momento in cui il celebrante, prima di fare la comunione, mostra il pane e il vino consacrati. C'è stata una inversione delle formule, anche in questo caso per una fedeltà al testo originale latino. Mentre fino adesso eravamo abituati a dire, beati gli invitati alla cena del Signore, ecco l'agnello di Dio che toglie i peccati del mondo, Dovremmo abituarci a un capovolgimento dell'ordine. Prima il celebrante, alzando il pane e il vino, dice: Ecco l'agnello di Dio, aggiungendo: Ecco colui che toglie i peccati del mondo. Poi viene la beatitudine. Beati gli invitati alla cena dell'agnello non più Signore ma Agnello, perché è una citazione letterale dal Libro dell'Apocalisse. Beati gli invitati alla cena dell'agnello. L'agnello è il Cristo, morto e risorto. La cena dell'agnello è non semplicemente l'Eucaristia, ma l'incontro finale nella gloria, nel paradiso, quando saremo a mensa con il Signore. Sono le nozze dell'agnello con la sua sposa, la chiesa, a cui noi siamo invitati a partecipare, perché noi non siamo semplicemente degli invitati al banchetto perché altri si sposano, ma noi come assemblea siamo la sposa che l'agnello invita a partecipare alle nozze eterne. E temo che ci sarà eh, qualche problema pratico perché abituati a rispondere secondo schemi mnemonici, appena dirò toglie i peccati del mondo, l'assemblea partirà o Signore non son degno. Mentre bisognerà aspettare che il celebrante aggiunga beati gli invitati alla cena dell'agnello. Questi sono i momenti principali i piccoli significativi cambiamenti che il nuovo messale ci propone. Diventa un'occasione per valorizzare questo libro. È una cosa importante. Questo libro contiene la preghiera della Chiesa. È un libro importante, prezioso, che ci serve per imparare a pregare. Impariamo a pregare con la Chiesa, impariamo a valorizzare il messale, magari anche i foglietti o i messalini che potete avere per la vostra preghiera personale. Non si tratta di ripetere a Pappagallo quello che dice il celebrante, ma di impararne lo spirito per imparare a pregare secondo lo stile della Chiesa. Vi auguro di cuore che... Questa nuova edizione del messale aiuti tutti noi a pregare di più con le preghiere della Chiesa. Grazie per la vostra attenzione e allora buona preghiera.